Io preferirei davvero che tu evitassi di comportarti come un asino bigotto più santo di te quando descrivi la mia spaghettosa bontà. Se qualcuno non crede in me, pace, nessun problema. Dico davvero, non sono mica così vanitoso. E poi, non stiamo parlando di loro, quindi non cambiare argomento. Arr! Parola del prodigioso! Parola del prodigioso! Qualcuno che legge il secondo condimento! Secondo condimento, sì. Io preferirei davvero che tu evitassi di usare la mia esistenza come motivo per opprimere, sottomettere o punire, sventare o lo sai essere meschino con gli altri. Io non richiedo sacrifici, la purezza è adatta all'acqua potabile e non alle persone. Parola del prodigioso. Io preferirei davvero che tu evitassi di giudicare le persone per come appaiono, o per come si vestono, o per come camminano, o comunque di giudicare, di giocare sporco, va bene? Ah, e ficcati questo nella tua testa dura. Donna uguale persona, uomo uguale persona, tizio noioso uguale tizio noioso. Nessuno è meglio di un altro, a meno che non stiamo parlando di moda. E mi spiace, ma ho dato questo dono alle donne e a qualche uomo che capisce la differenza tra magenta e fucsia. Ramen! Del prodigioso! Ramen! Un altro fedele dotato del dono della lettura. Quarto condimento. Io preferirei davvero che tu evitassi di assumere comportamenti che offendano te stesso o il tuo partner consenziente, maggiorenne e mentalmente maturo. E se qualcuno ha qualcosa da ridire, credo che la risposta migliore sia va a farti fottere. A meno che non lo troviate offensivo. Nel qual caso possono anche spegnere la TV e andare a farsi una passeggiata, tanto per cambiare. Parola del prodigioso! Faccio un altro, dai! Abbiamo 8 alfabeti qua. Tira, perché io i guanti non ci riesco. No, il quinto. Io preferirei davvero che tu evitassi di sfidare a stomaco vuoto le idee odiose, bigotte e misogine degli altri. Mangia e solo dopo pretendila. Prendigliela con gli stronzi! Parola del prodigioso! Ramen! Dai, guarda, bello troppo. Non lo so, sono corruttibile, sappiate. Quando nasceranno i giochi pastafariani tra una pannocchia e l'altra e io sarò giudice, sappiate che sono. Devo andare a mangiare a casa. Ha preso. Mi ha detto che guida lui a tornare.